Anche stamattina vento fortissimo qui a Marina di Modica. Qua stiamo un po' più riparati perché ci sono gli alberi, ma è proprio forte. Ah, quando il tempo è così, diciamo, non è che poi puoi fare tante cose. Anche perché vi dico, qua dietro è più riparato, ma se andiamo più verso il mare, fortissimo. Beh, una passeggiatina ci sta. Penso che mi preparerò qualcosa da mangiare tra un po', perché così perdo un po' di tempo. Mi è venuta un'idea, quindi è venuta la voglia. Quindi quando mi viene l'idea mi viene anche la voglia. Ah, sono belli questi giardini qua dietro. Poi c'è proprio una fontanella a fianco al camper, che dopo, prima di andarmene, faccio il pieno di bottiglie, soprattutto che questa qui beve, che è una cosa esagerata. Si beve perlomeno 2 litri al giorno, quindi farò il pieno anche di bottiglie. Cade un albero, guarda, fa mezzo del vento, guarda. Cade il cestino. No, ma l'ho detto, stanotte pure ha fatto un vento esagerato. Alberi e cestini sono caduti. Giornata potrebbe essere anche bella perché fa caldo, si sta bene, sciocco. Ma guarda qua, c'è un altro albero che è stato sradicato stanotte. Ho detto un vento esagerato, ma è ancora verde. È caduto stanotte questo, spaccato tutto, guarda, esagerato veramente. Perché fa caldo, se non ci fosse il vento si sarebbe veramente una favola, una giornata da mare. Ma che vuoi fare? Qua se ne è caduto un altro. Mamma mia, ha fatto una distruzione stanotte. Qua un altro, ma che peccato, guarda, proprio ha spezzato tutto, ha distrutto tutto, era fortissimo veramente stanotte, perciò mi sono girato io con il camper, perché perlomeno ce l'avevo di faccia e non sbatteva il camper. Ovviamente sta incazzato nero. Un'altra cosa comoda per chi vuole, ci sono i bagni pubblici. Non so se sono puliti o no, ma comunque. Vabbè, col vento che c'è entrato un po' di tutto. Però ci sono anche i bagni pubblici, 3 bagni. Andiamo? Attrezzi per fare ginnastica. Oh, che volete di più? C'è di tutto di più qua a Marina di Modica. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros.
Non ho pane, la pasta non la voglio, ho pensato di farmi due pizzelle fritte. Sì, fa un po' il fatto. Faccio due pizzelle fritte, veloci veloci. Sto facendo due montanarine al ragù e due me le faccio di pieno prosciutto e mozzarella. Montanarine fatte, procediamo con quelle imbottite. E vai con il secondo. E ci siamo, ci siamo. Buon appetito, Gaia. Ah, una bella birra, bella fredda. Ebbene, buon appetito. Io mangio queste pizzelle fritte. Allora, queste qua sono con ragù, con la salsiccia un po' sbriciolata, e mozzarella, parmigiano e basilico. Queste invece sono riempite con prosciutto cotto e mozzarella, parmigiano e pepe. Vediamo come sono, ma proviamo. Favorite? Favorite? Una bella pizzella. Buon appetito. Mamma mia, una goduria, perché proprio, capito, con la salsiccia sbriciolata, non volevo la pasta, non avevo pane, però questa salsiccia me la dovevo mangiare in qualche modo particolare, ecco, questo ho trovato il modo particolare. Favola. Davvero una favola. Buonissima, no, buona. Sempre alla vostra salute, eh. Io non lo dico più perché ormai vi siete scocciati di sentirlo dire, ma sempre alla vostra salute. Mamma mia, che cosa sono queste pizzelle. Guarda com'è imbottita, guarda. Buona, buona, buona. Lo so che qualcuno di voi sta a dieta, che ci posso fare? Io non sto a dieta, io mangio una volta al giorno, sono le 5 meno un quarto, questo è il mio pranzo cena, ma penso che non me le mangio tutte sicuramente. Proverò dopo il ripieno, dopo proviamo il ripieno. Proviamo questa? Che dite, proviamo questa com'è? Buona. Ancora non è arrivato il ripieno. L'impasto è buono. Ora arriva il ripieno. Buona. Buona. Un pezzetto pure tutti. Ah. Ottima. Vediamo, imbottita, imbottita.
L'altra è più saporosa perché il ragù è molto saporoso, la salsiccia, ma questa è molto delicata e buonissima, forse l'avevo mangiata per prima, però è proprio buona. È prosciutto cotto arrosto, buono, pepe, parmigiano e mozzarella. Avevo finito di cercare i baffi? Ora non si cerca i baffi, no? Hai fatto la pappa tua? Che vuoi? Vabbè, gli do un altro pezzettino perché poi mi dispiace. Tieni. Buonissima. Signori, con queste immagini finisce un'altra giornata. Buonanotte a tutti, di vero cuore. Buonanotte, buonanotte.